dovendo mi autopresentare, Simone Pollo, del Dipartimento di Filosofia della Sapienza, e ho il piacere di moderare questa presentazione di questo libro che si intitola La guerra dei mondi, scienza e senso comune, edito da Codice, a cura di Andrea Lavazza e Massimo Marazza, che è qui, uno dei curatori, e invece c'è anche Matteo Morganti, che ha attribuito questo saggio al volume. Si tratta di una raccolta di saggi molto ricca su un tema che viene presentato con un titolo molto accattivante, La guerra dei mondi, un vecchio film di fantascienza che ha avuto anche che affronta appunto un tema che è quello della relazione tra le nostre possibilità di conoscenza scientifica del mondo, determinata nelle varie possibilità, nelle varie articolazioni della scienza, e la stessa comprensione del mondo che abbiamo invece attraverso quello che si definisce appunto senso comune, di cui appunto diremo più avanti in modo un po' più specifico. Si tratta appunto di un volume molto, molto, molto ricco, che presento velocemente perché appunto ci introduce alle questioni, articolato in quattro parti, una parte scienza, filosofia e senso comune, una seconda parte spiegazione e comprensione tra senso comune e scienza, una parte terza la fisica e il senso comune, e infine una quarta parte psicologia, neuroscienze e il senso comune. Gli autori sono molti, adesso non li posso menzionare tutto, ma sono molto rappresentativi delle varie articolazioni teoriche, filosofiche sulla questione. C'è un'introduzione molto utile di Massimo Marazza sulla relazione tra scienza e senso comune. Io vorrei partire proprio da questa introduzione, da alcune cose che sono dette in questa introduzione, per cominciare una breve presentazione con la quale vorrei lanciare qualche amo, diciamo, Massimo Marraffa e Matteo Morganti. E quello che mi sembra innanzitutto molto interessante di questa presentazione, che mette a tema appunto le questioni che poi vengono presentate, è innanzitutto la tematizzazione appunto della nozione stessa di senso comune. La nozione stessa di senso comune è qualcosa che noi utilizziamo, in realtà abitiamo, potremmo dire, quotidianamente, perché noi abbiamo una relazione col mondo che è appunto articolata nella maggioranza delle nostre interazioni con le altre persone, con il nostro ambiente fisico, con noi stessi, inteso con la nostra vita interiore, che è organizzata secondo appunto questa idea del senso comune, che in qualche modo è preriflessiva, che noi viviamo in modo preriflessivo, che noi pensiamo in modo preriflessivo, ma che è essa stessa, qui ci viene detto in questa introduzione, in tutto il libro, è essa stessa l'oggetto di una possibile analisi filosofica, ovvero che cosa dobbiamo intendere essere il senso comune. Cioè, il senso comune è come una sorta di media statistica di tutto ciò che gli esseri umani pensano con il loro senso comune, è un costrutto invece più elaborato, è qualcosa che in qualche modo è articolato esso stesso a partire da un qualche tipo di indagine scientifica o di indagine teorica, cioè è fatto composta da quella che la scienza ci dice essere, ad esempio, la nostra fisica ingenua, la nostra psicologia ingenua, e via dicendo. Cioè c'è una prima area di riflessione che è appunto quella su quella che è la nozione di senso comune, che mi sembra essere il primo tema interessante, sul quale non dico di più, ma sul quale appunto già vorrei provare, come dire, a lanciare un anno rispetto ai due relatori, ed è la questione in qualche modo che mi sembra trattata in modi anche diversi all'interno del libro, che è la relazione fra l'analisi filosofica stessa e il senso comune. Cioè noi abbiamo sostanzialmente due possibilità, cioè quello di pensare che l'analisi filosofica è qualcosa che sostanzialmente si sovraimpone al senso comune, lo organizza, lo tematizza, lo disciplina anche. Cioè l'idea della filosofia come qualcosa che disciplina il senso comune, oppure un'idea della filosofia come qualcosa che nasce dal senso comune. Cioè la filosofia è sostanzialmente, per usare un vecchio modo di dire, il senso comune condotto con altri mezzi, con mezzi più strutturati, più organizzati, e via dicendo. E quindi questo mi sembra un tema che
attraversa un po' tutto il libro, ma che è oggetto stesso di conversazione. Ma invece il tema che è quello dichiarato del comune è quello fra le relazioni fra il senso comune, così come lo possiamo intendere, e la scienza, la conoscenza scientifica. Una relazione che spesso è problematica, perché il mondo ci appare in un modo, appunto nelle nostre esperienze quotidiane, e la scienza spesso ce lo restituisce molto diverso. Molto diverso, l'esempio più lampante di tutti è ovviamente la fisica quantistica, che ci restituisce un mondo, una organizzazione della realtà che è controintuitiva rispetto a quelle che sono le nostre percezioni, le nostre organizzazioni concettuali di senso comune, ma non è limitato alla fisica quantistica questo scontro, questa relazione fra scienza e senso comune. Pensiamo ad esempio a tutto quello che ci viene dalle neuroscienze, dalla psicologia, tutto quello che ci viene ad esempio da questo altro tema amplissimo, dall'indagine scientifica di quel tema amplissimo, ad esempio, che è quello sulla libero arbitrio, cioè sulla nostra possibilità di scegliere e di scegliere liberamente, che sembrerebbe essere qualcosa che noi coltiviamo nella nostra vita quotidiana e che struttura, anzi, sostanzialmente le nostre idee, la maggior parte delle nostre idee morali, che hanno a che fare con l'idea di responsabilità, di libera volontà, di autodeterminazione, ma che ad esempio sotto la lente delle neuroscienze negli ultimi anni è messa seriamente in discussione, perché sembrerebbe che le nostre scelte sono molto meno libere di quello che sembra. Ecco, questa relazione appunto fra un nostro modo di vivere la vita quotidiana con gli strumenti di cui siamo dotati, equipaggiati, potremmo dire naturalmente, con tutte le cautele dell'utilizzo di un termine come questo, e le conoscenze scientifiche, è il tema centrale di questo volume, e che pone molte domande. Pone molte domande, ad esempio, rispetto a quanto la scienza debba emendare, correggere il senso comune, quanto il senso comune rimanga anche alla luce, nonostante potremmo dire le acquisizioni scientifiche, ad esempio quello che ho detto sulle neuroscienze della mente morale, per esempio, quanto il senso comune possa rimanere comunque valido, qualcosa che noi possiamo utilizzare nelle nostre vite, e questo può essere un tema che è declinato, qui faccio riferimento al saggio di Matteo, come una questione che si pone rispetto a quello che si definisce il naturalismo, ovvero come e quanto i nostri modi di sentire, di pensare, debbano essere corretti, disciplinati, potremmo dire, dalla conoscenza scientifica. Matteo propone una concezione di naturalismo moderato, ovvero un'idea di naturalismo che è non fortemente scientista, bene, cioè che non si appiattisce sull'idea che la scienza ci possa dire tutto, o meglio, che il senso comune la nostra vita quotidiana, la nostra vita emotiva, attraverso una riflessione filosofica completamente appiattita sulla scienza, debba, per così dire, seguire la conoscenza scientifica e sostanzialmente tendere a una correzione in questo senso, ma che ci sia uno spazio non residuale, ma in qualche modo autonomo, che ha un valore suo proprio, ha una riflessione filosofica che non è semplicemente appunto appiattita e completamente schiacciata sulla scienza. E qui c'è un altro amo che vorrei lanciare, sul quale vorrei stimolare un po' la discussione, che è quello della declinazione di questo naturalismo moderato, che, se ho ben capito, tu immagini come un naturalismo moderato in cui comunque il rapporto con l'esperienza è un rapporto in cui non è tanto la fonte dell'esperienza che serve in discussione, che mi sembra essere più o meno sempre quella scientifica, ma è il modo in cui la conoscenza scientifica viene, per così dire, trattata dalla filosofia. Ecco, quello che io ti volevo chiedere è se in questa idea di naturalismo moderato in realtà l'esperienza non si possa declinare in un modo più ampio, includendo fonti che non sono solo le fonti scientifiche,
ma che in realtà esistono una quantità di fonti di esperienza che sono non scientifiche, che hanno a che fare ad esempio con molte delle cose che sono scritte nei libri, cioè che qui siamo in una libreria scientifica, quindi forse ho scelto l'esempio sbagliato, però qualche romanzo ce l'ho detto anche qui, ecco, diciamo che ad esempio quella, quel tipo di organizzazione dell'esperienza umana che noi troviamo appunto nei romanzi, che noi troviamo in cinema, non so, nell'arte, cioè in forme di organizzazione e dell'esperienza e dell'espressione umane che sono non scientifiche. Ecco, quindi io quello che, e che spesso sono in qualche modo, così come la scienza stessa, talora contro l'intuitivo. Ad esempio, faccio esempi che sono proprio quello, ho fatto una formazione professionale occupandomi di filosofia morale, che sono esempi che appunto hanno un'influenza di tipo morale. Ecco. Pensiamo ad esempio all'idea di senso comune, che forse un po' sottodeterminata in questo comune, ma ovviamente in questa scelta, che è quella di senso comune morale, no? Cioè l'idea di senso comune morale che è simile un po' al senso comune che noi abbiamo, cioè, rispetto così, vabbè, al mondo fisico, al mondo biologico, al mondo vivente, a come, ad esempio, vite che ci vengono narrate dai romanzi possono essere controintuitive rispetto al senso comune, al senso comune. Un esempio famoso che si fa in filosofia morale è quello di Gauguin, la vita di Gauguin. Gauguin che scappa nelle isole, lascia la famiglia, lascia i suoi doveri, le sue responsabilità, e quindi al senso comune morale, nello senso comune morale della sua epoca, risulta essere sostanzialmente uno sciagurato. E invece questa narrazione, ad esempio, che c'è un libro bellissimo di Vargas Llosa, che parla proprio della vita, anche della vita di Gauguin, che si chiama Paradiso altrove, ci appare come una vita esemplare, ci appare una vita esemplare in modo controintuitivo rispetto al senso comune. Ecco, tutto questo discorso per chiederti: c'è una possibilità che questo naturalismo moderato, proprio perché moderato è aperto, diciamo, a un rapporto più ampio con l'esperienza, possa includere anche fonti di esperienza non scientifiche, ma fonti di esperienza di questo tipo, e che quindi il senso comune sia qualcosa di più ampio anche rispetto a quello che forse appare in questa tematizzazione. E l'ultima cosa, e poi mi fermo e vi lascio la parola, e che invece forse più diretta a Massimo Marraffa, ma che sono temi che prendo ad esempio dalla sua introduzione, e anche questo ha a che fare con appunto quest'idea di valore controintuitivo del nostro approccio scientifico, naturalistico in senso ampio, rispetto al senso comune. Cioè, da dove passa la normatività? Cioè, nel senso, come lo correggiamo il senso comune una volta che la scienza o altri modi di conoscenza più strutturati dell'esperienza ci mettono di fronte a qualcosa che fa un po' più con quelle che sono invece le nostre intuizioni sul mondo, su noi stessi. Cioè, la conoscenza è, in questo caso, come diventa normativa? Cioè, quali sono le fonti? Detto questo, mi taccio, vi lascio la parola, come ho detto prima. Bene, grazie dell'introduzione, hai fatto veramente tanti punti che anche secondo me sono quelli cruciali un po' nel dibattito. Io, diciamo, il mio punto di partenza è quello del filosofo della scienza interessato alla fisica, quindi chiaramente del saggio mi occupo di un problema particolare, no? Della relazione tra le scienze cosiddette dure e il senso comune, quindi chiaramente non poteva essere una soluzione al problema del naturalismo in generale. Detto questo, perché difendere il naturalismo moderato? Il punto di partenza, secondo me, è che talvolta viene ignorato, no? Perché si dice la scienza ci insegna che il mondo è diverso da come lo pensiamo quotidianamente. Il punto di partenza che viene ignorato è che in realtà non è così semplice capire che cosa ci dice la scienza, no? Diciamo, è un fatto legato al tipo di divulgazione che ha più successo e che è più facile fare, per cui si dice qualsiasi libro che possiamo scegliere qui oggi ci dice la meccanica quantistica ci ha insegnato che puntini puntini e ognuno riempie con quello che vuole. Il lettore è contento perché legge e dice: ah, beh, effettivamente in realtà la sedia non è proprio fatta così, ci sono delle onde, principio di sovrapposizione, impara magari alcune cose e le dice agli amici per impressionare. Non è proprio così, perché
anche la storia semplicemente della teoria convenzionale adesso, la storia della meccanica quantistica è ancora oggi una storia infine, per cui l'interpretazione della teoria è diversa dalla teoria. Che voglio dire con questo? Che chi studia fisica ha un manuale, manuale di meccanica quantistica, lo deve imparare, ci sono assiomi, regole, teoremi, e se lo studi bene prendi la 18 in su all'esame e ci farai qualcosa dopo. L'interpretazione non è una cosa che è scritta già nella teoria, no? Per cui se io studio bene la meccanica quantistica, non per questo sarei in grado di dire a un filosofo, a un altro fisico, a un passante per strada, come devo descrivere veramente la sedia in quanto oggetto costituito di entità quantistica. Assolutamente no. Quindi questa è una prima scissione importante. Ed è importante perché? Perché si ripete a livello di interpretazione quello che già abbiamo a livello di teoria, cioè il problema della sottodeterminazione. Detto in due parole, avrete già sentito il termine mille volte, un modo abbastanza banale di dire qual è il problema è: dati, alcuni dati empirici, ci sono sempre, almeno a livello logico, più teorie possibili. Quindi noi abbiamo scelto la meccanica quantistica, ma non è detto che sia vera. Ok, ci sono altre teorie che magari non concepiremo mai, ma che sono ugualmente compatibili con il dato empirico, no? E già questo ci fa pensare, perché in questo spazio logico di possibilità ci sono altre teorie che descrivono o che fanno una matematica diversa, ok? Quindi questo è un primo livello di sottodeterminazione. Ammettiamo anche che scegliamo quella teoria perché diamo retta alla comunità degli scienziati, no? Cioè la maggioranza di loro hanno scelto la meccanica quantistica e noi li seguiremo. Questo, come dicevo prima, non solve e non risolve il problema del secondo livello di sottodeterminazione, cioè una volta che io ho scelto di leggere i dati empirici con questo apparato matematico, con questa serie di modelli, poi devo capire che cosa mi sta dicendo la teoria a livello filosofico. Allora lì entrano in gioco altri concetti che non sono tipicamente utilizzati in questo caso dai fisici, ma anche dai biologi, da qualsiasi altro scienziato praticante. Questi sono i concetti puramente filosofici con i quali poi noi interpretiamo il mondo sulla base di quella teoria o dell'altra. Questo livello è importante ed è ugualmente sottodeterminato perché la stessa teoria fisica, per esempio, o biologica, dallo stesso filosofo può essere interpretata in 2, 3, 4, n linguaggi e ontologie diversi. Ok? Per cui io posso descrivere la sedia in termini quantistici e poi dire, per esempio, a livello fondamentale comunque ci sono delle particelle più o meno come quelle newtoniane, che per esempio l'interpretazione bohmiana mi dice questo. Ci sono delle piccole cose che hanno delle collocazioni spazio-temporali ben definite, seguono delle traiettorie, si scontrano, ci sono alcune cose che devo aggiungere alla matematica, ma la descrizione è essenzialmente newtoniana. Oppure un'altra interpretazione potrebbe essere in termini, per usare un'interpretazione del tutto diversa, in termini di un'onda che si muove in uno spazio astratto a n dimensioni. Okay? Questo segue ugualmente dalla teoria, dalla meccanica quantistica, perché se prendo sul serio la matematica che c'è nella teoria, le entità fondamentali sono delle onde che vengono descritte in uno spazio astratto che ha più di tre dimensioni. Okay? Alcuni realisti sulla teoria hanno detto non parlare più di serie, di particelle, di onde fisiche. Ciò che è veramente reale è questo spazio a n dimensioni, dal quale emerge lo spazio tridimensionale di cui facciamo esperienza. Quindi questo per dire che un punto di partenza anche di alcuni dei saggi contenuti nel volume è correttamente questo, cioè dire attenzione, il senso comune è qualcosa che non potremo mai emendare a livello radicale, perché continueremo a essere fatti in un certo modo, a percepire tre dimensioni spaziali, una dimensione temporale, oggetti fisici che si scontrano e così via. Però la scienza ci insegna che le cose non stanno così. Ecco, io concordo con questo, ma un punto forse preliminare o forse ulteriore che volevo fare è proprio questo, perché non dobbiamo dare per scontato che nella scienza stessa, nella teoria che leggiamo nel manuale, c'è scritto come dobbiamo o come dovremmo modificare il senso comune. In realtà un lavoro importante per il filosofo è quello di, è uno dei punti, il secondo punto mi pare che facevi, che ruolo ha la filosofia, quello di mediare fra il senso comune e la scienza. E puoi mediare proprio perché sei in possesso di concetti e strumenti, categorie concettuali che non sono né del senso comune né della scienza. In questo modo non si arriva a una soluzione, per cui io, ovviamente non io, ma nessuno, neanche il più bravo filosofo della scienza del mondo, vi potrebbe dire l'interpretazione giusta è questa. Ecco, credere in questa cosa sarebbe, secondo me, aver capito male qual è il problema, perché rimane sempre sottodeterminata l'interpretazione della teoria, ok?
La cosa importante è definire dei criteri da applicare. Allora, a me interessa la fisica, per cui leggo il libro scritto dal fisico e poi faccio una lezione a studenti di triennale e devo spiegare che cosa succede. Allora mi chiedo in che modo posso spiegargli quali sono i cambiamenti che la teoria impone, no? Quindi, per dire, il naturalismo moderato alla fine si riduce a questo, provare a dire, se tu sei un naturalista radicale devi credere in una cosa sbagliata, cioè che se chiedi al fisico, al biologo, al chimico, ti dice come veramente è la realtà. Okay? Questo non è possibile anche se siamo realisti scientifici, attenzione, non sto difendendo l'antirealismo, cioè la posizione per cui la scienza è lo strumento più utile per interagire col mondo, ma chissà se dice la verità. Sto dicendo, anche se siamo realisti scientifici, quindi credo che effettivamente la meccanica quantistica mi dica cose vere sul mondo, non è ovvio che da questo deriva in un modo deduttivo la descrizione che io dovrei sostituire al senso comune, ok? Quindi concetti tipicamente filosofici come sostanza, individuo, identità, persistenza, sono tutti concetti che, almeno potenzialmente, possono essere utilizzati per interpretare la teoria, per definire quali interpretazioni possibili si danno della teoria. Perché questo si lega al problema del senso comune? Almeno nella mia concezione di naturalismo moderato, uno dei criteri per la scelta delle teorie è la conservazione delle credenze stabilite, che è poi un criterio abbastanza banale, è già un criterio per Kuhn, no? Che sceglie le teorie. Oltre al fatto ovvio che le teorie devono essere compatibili con il dato empirico, devono modificare, devono spiegare, devono essere relativamente semplici il più possibile, uno dei criteri identificati da Kuhn era scegli la teoria che a parità di altre condizioni cambia il meno possibile di quello che tu già hai nella tua testa come credenze radicali. Questo in realtà è un criterio che è molto diffuso in filosofia, anche Quine l'ha difeso, ed è per esempio un assioma nella moderna teoria della revisione delle credenze, nel calcolo bayesiano delle probabilità, e rispecchia un fatto ovvio che è in realtà psicologicamente, ancora prima che logicamente, inevitabile. Cioè, se io ho nella mia testa 10 credenze sul mondo che mi guidano quando la mattina mi sveglio e interagisco con le cose e le persone, se mi arriva una nuova credenza, cosa farò? Ovviamente l'aggiungo, perché se mi arriva per esempio da un fisico importante, gli crederò. L'aggiungo, ma non succede quasi mai che io posso credere alle 10 cose in cui credevo prima e ne aggiungo una. Bisogna rivedere l'insieme delle credenze, ok? Allora qui il punto è, i naturalisti radicali ci dicono quella credenza nuova diventa cruciale, tutte le altre che non sono compatibili le scarti. La mia proposta è semplicemente quella di dire, allora, vedi quella credenza nuova che cosa veramente ti impone a livello di revisione e cerca di minimizzare il numero di quelle che scappano. Ok? In questo senso mi sembra che nel saggio ho cercato di sviluppare questa idea. Potrebbe essere un modo non per difendere il senso comune, ma per mediare nel modo più lungimirante, forse, tra scienza e senso comune. Anche perché appunto tra i miei colleghi spesso mi si dice, tu fai troppa metafisica, in realtà se tu avessi letto meglio il manuale di meccanica quantistica capiresti che l'interpretazione giusta è questa, a parte il fatto che appunto non c'è una deduzione possibile dal manuale di fisica all'interpretazione filosofica, ma poi è un fatto divertente che nessuno dei filosofi in questione è poi d'accordo su quale interpretazione deve tirare fuori dal testo in questione, no? E quindi ritorniamo alla sottodeterminazione. Per chiudere, non si tratta quindi, dicevo, di difendere a spada tratta tutti i costi il senso comune, perché questo effettivamente sarebbe un atteggiamento conservatore e non motivato. Il punto è diverso, cercare di riscoprire un criterio che era appunto quello di Quine, e quello in realtà anche della filosofia del senso comune dell'Ottocento scozzese, è riscoprire l'importanza del senso comune. Non è venuto per caso, è ciò che ci guida da millenni nell'interazione col mondo. Ed è radicato perché ci porta a un successo nell'interazione col mondo. Okay? La scienza, ovviamente, almeno per chi non è totalmente uno scettico della scienza, ha lo stesso pregio. E quindi si tratta di mettere insieme queste due cose, no? Dobbiamo cominciare a pensare, non mi ci siedo più perché forse è fatta di onde che scompaiono e si localizzano laggiù. Continua a essere una serie di senso comune. Però non è ovvio che ci debba essere una contraddizione fra
qualunque soggetto umano nella classe di fisica e poi quando esce dall'università e si vuole sedere sulla sedia, no? È un lavoro filosofico importante, chiaramente, e non si arriverà, credo, mai a un'unica immagine coerente come avrebbe voluto forse Sellars. Però forse questo è inevitabile e non vuol dire che dobbiamo scegliere e dire solo questa è corretta o solo là. No, magari mi fermo qua, poi se ci possiamo tornare. Sì, mi ricollego direttamente alle cose che stavo dicendo Matteo e ricollegandole, diciamo, alla parte su cui io poi ho contribuito e anche la Bazza, insomma, ho contribuito con il capitolo finale che è dedicato poi a tutte queste tematiche revisioniste rispetto al libero arbitrio e la responsabilità morale, eccetera. Cioè, il punto fondamentale è che da un certo punto di vista la storia, per esempio, della psicologia scientifica potrebbe essere raccontata, è un modo di raccontarla, è quello di presentarlo appunto nel suo rapporto con la cosiddetta psicologia del senso comune. Qui abbiamo appunto due personaggi, no? Cioè la psicologia scientifica da una parte e la psicologia del senso comune. Quindi da una parte c'è il problema che sollevava all'inizio Simone, cioè come la caratterizziamo intanto, quali sono i metodi per definire, caratterizzare quello che è il contenuto della psicologia del senso comune, per esempio. Psicologia del senso comune come appunto campione rappresentativo di quello che stiamo definendo appunto senso comune, in relazione però alla psicologia scientifica. E qui c'è tutto un dibattito che viene un po' ricostruito nel libro, in cui da una parte c'è questo filo rosso, insomma, in cui esiste da una parte i filosofi analitici che hanno fatto analisi concettuale, che in qualche modo hanno seguito anche l'idea di Peter Strawson, che di costruire una metafisica descrittiva basata sull'analisi concettuale. Che cos'è la metafisica descrittiva, proprio detta in due parole? Cioè quello di cercare di, attraverso l'analisi concettuale, portare alla luce quella che è lo schema concettuale di base che costituisce il fondamento, il presupposto fondamentale del nostro pensare il mondo, insomma. Questo tra l'altro appunto è interessante perché Strawson lo proponeva all'interno anche di una reinterpretazione molto creativa della critica della religione pura di Kant. Quindi negli anni 60 Strawson, quando faceva questa operazione, poneva dal punto di vista metafilosofico, dire sì, ecco, noi possiamo ricostruire attraverso un'analisi concettuale questo schema, e questo schema può essere anche considerato quello che noi intendiamo nel senso comune da questo punto di vista. Recentemente, negli ultimi anni, c'è stata questa idea in cui si è detto, ma attraverso l'analisi concettuale non è possibile ricostruire il contenuto della psicologia del senso comune, quindi nasce il problema del fatto che la psicologia del senso comune diventa a sua volta un oggetto di indagine, di investigazione, e vuoi da quella che viene chiamata la experimental philosophy, la filosofia sperimentale, che però è fondamentalmente un tentativo di utilizzare i metodi della psicologia sociale, di altri settori della psicologia, anche della scienza cognitiva, per studiare il contenuto della psicologia del senso comune, quindi renderlo un oggetto a sua volta. Quindi una metafisica, l'idea sarebbe quella di costruire una metafisica descrittiva che però è a sua volta guidata dalle scienze psicologiche. E qui si viene a creare anche una sorta di circolarità, no? Nel mettere a confronto poi la psicologia del senso comune con le scienze neurocognitive. Questo, diciamo, sul versante lo offro appunto come spunto anche di discussione, cioè quindi c'è un problema di chi e in che modo fissa il contenuto del senso comune, e in questo caso particolare della psicologia del senso comune. Dall'altra parte, il rapporto, appunto, come vi dicevo, tra psicologia del senso comune e psicologia scientifica può essere considerato il filo rosso attraverso cui riraccontare anche lo sviluppo della psicologia scientifica.
perché noi, per esempio, se guardiamo al Novecento, vediamo che la psicologia scientifica passa da un rifiuto radicale, sistematico, da parte della psicologia comportamentista del senso comune, cioè una posizione antimentalista in cui si nega in qualche modo qualunque status possibile scientifico a ciò che è il contenuto della psicologia del senso comune, a un nuovo mentalismo che è quello legato appunto alla rivoluzione cognitivista, che tenta in qualche modo di rilanciare un'idea di mente e a partire soprattutto da un'ispirazione informatica che poi è quella della teoria della computazione di Alan Turing, come noto. Cioè, diciamo che la psicologia cognitivista nasce come il tentativo di recuperare appunto in qualche modo una dimensione di dignità scientifica negata appunto dalla tradizione comportamentista, e qui però nel momento in cui viene recuperato questa idea di mente, viene rilanciato questo mentalismo, un mentalismo su cui si pensa di poter fare scienza, diciamo c'è appunto di nuovo una tensione forte oggi tra chi ritiene che in qualche modo è possibile costruire una psicologia scientifica che ha alla base, al fondamento, almeno alcuni pezzi di psicologia del senso comune, in modo particolare la psicologia di quelli che tecnicamente vengono chiamati gli atteggiamenti preposizionali, cioè gli stati mentali intenzionali, che sono niente che più le credenze, i desideri e via dicendo. Insomma, tutta la psicologia credenza desideri, che è qualcosa di diverso poi invece da quegli altri stati mentali più impegnativi che hanno a che fare con quella sfera che viene chiamata coscienza fenomenica, no? Quindi da una parte c'è per esempio un autore come Jerry Fodor, che viene discusso nel capitolo che ho scritto insieme a Michele Di Francesco, che dice una cosa precisa: qualunque sarà il futuro della scienza cognitiva, qualunque sarà il futuro della psicologia scientifica, alla base, nella sua ontologia, cioè nell'elenco delle cose che esistono in psicologia, ci staranno sempre questi stati mentali intenzionali. Noi non possiamo costruire una psicologia scientifica, non possiamo costruire una scienza cognitiva senza essere realisti intenzionali, e quindi in qualche modo c'è un discorso, come diceva appunto Matteo prima, di tentativo di integrare una parte rilevante della psicologia del senso comune all'interno di questa immagine scientifica che è appunto quella della scienza cognitiva, della psicologia cognitivista. Dall'altra esiste invece in qualche modo, se volete, un'eredità comportamentista antimentalista che viene portata avanti da i cosiddetti filosofi illuminativisti, cioè quelli che dicono no, anzi, per costruire una psicologia scientifica, per costruire una scienza cognitiva, noi ci dobbiamo emancipare progressivamente. Per esempio, molto famosi sono Paul e Patricia Churchland, che sono due autori che sistematicamente hanno sostenuto che, in polemica con Fodor, che per costruire una psicologia scientifica che in qualche modo possa essere considerata tale, bisogna procedere attraverso una via di progressiva eliminazione del contenuto della psicologia del senso comune, perché chi è eliminativista o eliminazionista, come vogliamo chiamare, vede appunto l'impossibilità di costruire la scienza dovuta proprio a questo limite intrinseco a utilizzare pezzi di senso comune. Quindi il problema, come vedete, è qui ci sono due direzioni molto precise. Da una parte c'è in qualche modo l'idea che arrivo al punto, insomma, che mi preme per rispondere anche all'amo che Simone ha lanciato, cioè da una parte c'è l'idea ok, io posso fare una metafisica non descrittiva ma revisionista, come sempre diceva Stroso, no? Stroso contrapponeva una metafisica descrittiva che descrive il nostro sistema concettuale di base a una metafisica revisionista che invece rivede, riforma questo nostro schema concettuale di base. Il problema è: questa revisione non ha limiti?
Cioè, noi possiamo portare avanti questa revisione dello schema concettuale di base o senso comune in questo senso filosofico, senza che solo guidati dalla scienza. Quindi, per esempio, nel caso della fisica, immaginate, ci sono quelli che oggi mettono in discussione la nozione di oggetto. Matteo ha scritto un libro sulla nozione di oggetto e quindi è, insomma, un esperto su questa cosa. Però, appunto, quello che è interessante è che ci sono autori che dicono: beh, no, noi dobbiamo vedere che cosa ci dice la fisica quantistica, che cosa ci dice la fisica più avanzata, e non abbiamo limiti nel rivedere il nostro schema, e quindi possiamo anche abbandonare la nozione di oggetto da questo punto di vista. C'è invece chi, per esempio, seguendo per esempio anche una cosa che era stata un'affermazione di Einstein, no? Che a un certo punto Einstein in una lettera dice: in qualche modo la fisica non può arrivare al punto di costringerci ad abbandonare la nozione di oggetto, no? In una lettera a bordo, questo è il sistema. Nel rapporto tra psicologia del senso comune e psicologia scientifica c'è lo stesso tipo di problema, cioè fino a che punto noi possiamo rivedere il nostro apparato concettuale con cui appunto noi pensiamo la mente, e anzi abbiamo una serie di intuizioni sul mentale, senza smarrire completamente il mentale. Cioè, se noi seguiamo per esempio Churchill, no? E effettivamente rivediamo, abbandoniamo, eliminiamo senza nessun vincolo, come invece Fogel ci dice che dovremmo fare, no? Fino a che punto possiamo spingerci senza smarrire completamente poi, per esempio, non so, la nozione di coscienza, per dire, no? E il punto è non banale, nel senso che probabilmente è necessario un rapporto dialettico tra queste dimensioni, no? Cioè, io posso in qualche modo rivedere questo schema alla luce della scienza, ma non posso spingermi oltre un certo punto, perché sennò poi smarrisco il concetto stesso che sto cercando di rigimentare scientificamente. Ecco, questo in un certo senso è un punto che negli attuali studi che vengono fatti, quando si dice la neuroscienza ci sta rivelando che noi siamo degli agenti, che non siamo liberi, non siamo responsabili, siamo dei burattini nelle mani dell'inconscio, che non è più quello freudiano, ma magari appunto quello computazionale, cognitivo, eccetera. Però il punto rimane: è le nostre intuizioni sul mentale, che ci vengono dal fatto di avere per esempio una coscienza introspettiva, fino a che punto possono essere totalmente dissolte e noi possiamo pensare che stiamo ancora parlando di mente? È un po' questo lo spunto che vorrei dare per la discussione. Bene, direi che forse possiamo aprire a domande. Sì, chiarimento. Insomma. No, tanto non puoi dire. Ah, no, c'è l'ho. Non so se è però diciamo, sentendo tutti gli interventi, mi veniva in mente una cosa. Parla sempre di più della coproduzione della conoscenza, diciamo, in vari ambiti scientifici, in qualche modo dell'importanza che anche i non esperti possono, come dire, dare, diciamo, un contributo che gli esperti possono dare agli esperti, cioè agli scienziati, nella produzione della conoscenza. Quindi in qualche modo, anziché andare avanti gli scienziati da soli, possono avere un beneficio anche nel relazionarsi con persone che magari svolgono per un lavoro che svolgono per altre cose, e possono in qualche modo contribuire, dare un punto di vista, dare, diciamo, un contributo anche se non sono esperti. Allora mi chiedevo se un meccanismo simile poteva essere anche, diciamo, applicato in questo caso, nel senso, il senso comune mi sembra di aver capito che diciamo non può essere abbandonato, o comunque, ecco, così ho la sensazione che da entrambe le parti c'è un tentativo di tenerlo comunque in considerazione, c'è questa importanza di mediare, di avere un rapporto dialettico, di non andare completamente.
Però la cosa che mi chiedevo era se ci può essere un contributo nel senso che il numero può dare in positivo. Cioè se più che solo in qualche modo passivo cercare di recepire determinate cose in modo corretto, può anche avere un ruolo attivo, può dare un qualche, diciamo, può avere una positività di questa interazione, anche proprio di scambio o no? Non so se adesso è appropriata la domanda, però mi, così sentendo tutte e due le relazioni pensavo a questa. Vado io. Sì. Allora, non so bene che cosa si intende per contributo del non esperto. Partendo dal punto di vista delle scienze a cui mi sono riferito prima, cioè quelle cosiddette dure e naturali come la fisica, la mia idea è che non si possa, non si andrebbe tanto lontano, nel senso che uno dei motivi per cui dico che è un lavoro serio che va fatto da filosofi, perché i filosofi hanno gli strumenti per farlo, quello di mediare, no? Il senso comune e il sapere, presunto sapere scientifico, è che appunto si tratta di trovare primo dei criteri e secondo delle modalità per fondere due cose distinte. E poi ci sono dei distinguo che non ho fatto, sentendo Massimo per esempio una cosa importante, ci sono altre, no? Ma ovviamente di puntualizzarla, ci sono questioni in cui c'è chiaramente un conflitto tra senso comune e scienza, per esempio se ci chiedessero qual è la geometria vera, se uno non ne sa niente dice quella che è idea, no? La somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, per forza è un fatto logico. Invece su questo la storia della fisica ci insegna che, al contrario di quello che pensava per esempio Kant, bisogna distinguere la geometria astratta dalla geometria fisica, che non sono la stessa cosa, per Kant lo erano. Una delle cose che ci ha insegnato Einstein è che in realtà il mondo fisico ha una geometria variabile, la somma degli angoli interni di un triangolo può essere di meno, di più. Come si fa a mettere insieme queste cose? Cioè io penso che una persona di senso comune continuerà a dire allo scienziato che se fa bene i calcoli gli viene più o meno 180. E non ha neanche necessità di questi dati lo scienziato, non perché siano irrilevanti, ma perché sono dati di partenza ovvi. Tant'è vero che Einstein ha avuto, forse lo spunto geniale di Einstein è stato questo, ma forse la geometria fisica e quella astratta non corrispondono. Allora forse i passi in avanti scientifici, quelli sì, bisogna riconoscere che avvengono quando ci rendiamo conto che alcuni aspetti del senso comune potrebbero essere messi in discussione. Quindi dal punto di vista del progresso della scienza non credo, il progresso della filosofia invece nasce proprio da quello, dal fatto di sapere bene che cosa si intende per senso comune, avere magari un aspetto sperimentale per cui si sa di fatto cosa pensa la gente, anche su altre cose, no? Come appunto sulla distribuzione di probabilità. È un fatto noto in psicologia che non è ovvio per tutti i nostri cervelli che una congiunzione è sempre meno probabile di uno dei congiunti, che logicamente è un fatto ovvio, invece molti con scenari reali, quando gli viene chiesto, sbagliano. Okay? Lì si tratta di capire che cosa si intende per senso comune, quali possono essere le origini di eventuali errori sistematici nel senso comune, e lì l'input appunto può essere una forma che mi viene in mente adesso, quello appunto di raccogliere dati sperimentali, fare una filosofia anche sul campo, però appunto direi che forse è più il filosofo che ha interesse a sentire le due voci e non dare per scontato che la scienza è quella, il senso comune è ovviamente quello, perché in realtà sono due entità complesse che vanno messe insieme in modo complesso. Poi forse in altre scienze la questione è diversa, però questo è quello che mi viene da dire dal mio punto di vista, insomma, il filosofo della fisica. Sì, ecco, il problema, la domanda è interessante in relazione proprio al problema di come noi ricostruiamo il contenuto del senso comune. Nel caso, per esempio, prendendo un caso concreto recente, il dibattito, per esempio, su un tema interessante è questo, cioè del fatto che un dibattito molto intenso attualmente è se in qualche modo l'ordine sociale verrebbe minato dalla perdita della credenza nella libertà, okay? Libertà come presupposto, diciamo, della responsabilità morale,
Allora, questo dibattito ha dato origine a tutta una serie di considerazioni, per cui, per esempio, alcuni psicologi hanno fatto questi esperimenti in cui se tu induci una mini la credenza, gli fai leggere, non so, un pezzo di uno scienziato che mette in discussione la libertà, il libero arbitrio e la responsabilità, dopo, praticamente, successivamente, se gli dai da fare dei compiti ai soggetti dopo aver indotto queste credenze, hanno delle condotte meno morali, quindi non so, imbrogliano, cercano di fregare, che cosa c'è. Allora, è nato tutto questo problema perché esiste tutto un filone che naturalmente è legato a questo punto anche a capire che posizione ha il concetto di libertà, il concetto di responsabilità nel senso comune. E questo tipo di studi hanno, per esempio, ispirato degli psicologi dello sviluppo che sono andati a studiare, per esempio, come il bambino costruisce all'interno della sua costruzione della psicologia del senso comune, che è una rete appunto di credenze come quella che diceva Matteo, cioè dovete immaginare appunto che c'è un sistema di credenze molto complesso che ha a che fare con la sfera della psicologia del senso comune, che il bambino però non possiede subito, ma le costruisce progressivamente. Allora sembra, per esempio, da questi ultimi studi recentissimi, è interessante per vedere come si può lavorare, no? Sul contenuto della psicologia del senso comune, che mentre il bambino a 4 anni è in grado di capire la libertà in senso compatibilista, è solo fino a 6 anni, poi prima dei 6 anni non capisce la libertà nel senso incompatibilista. Cioè, se tu gli dai un concetto di libertà che è un concetto che in qualche modo mette il bambino in delle situazioni, naturalmente, non è che è già arrivato, come dire, alla capacità di seguire il dibattito tra compatibilismo e incompatibilismo in filosofia. Dipende dal bambino. Però, certo, però c'è praticamente una necessità del bambino di risolvere dei problemi che gli vengono posti, di costruire questa rete di credenze, per cui deve passare poi da un concetto di libertà di tipo compatibilista a una di metterlo dentro questa rete di credenze. Allora, il punto fondamentale è questo, tipo di esperimenti che vengono fatti sul fatto che, supponiamo appunto, fate leggere il passo di un nuovo scienziato cattivissimo che vi dice che siete assolutamente privi di libertà e immediatamente questo induce una diminuzione di credenza da parte del soggetto nei confronti di questa credenza. Proprio sulla base di quello che diceva Matteo, cioè il fatto che c'è una tendenza conservatrice del sistema di credenze, è assai difficile immaginare che qualcosa che viene costruito dal bambino tra i 4 e i 6 anni che probabilmente quindi ha una posizione di centralità fortissima nel sistema di credenze, possa essere minimamente messo in discussione perché ci sarà una resilienza da parte del sistema, no? E è chiaro che non è che qualunque cosa viene letta può essere, sarebbe come quella credenza che viene aggiunta ma che in qualche modo non può produrre questa risistemazione colossale delle credenze. Questo per darvi l'idea appunto del tipo di lavoro che si può fare sul contenuto della psicologia del senso. Allora, noi dobbiamo pensare che può essere, oltre all'analisi concettuale tradizionale del filosofo, ma può diventare anche un lavoro di tipo scientifico, quello che possiamo fare per andare a vedere cosa c'è dentro la psicologia del senso comune, e quello poi ha naturalmente una ricaduta anche per chi dal punto di vista scientifico deve confrontare. Allora si dice sì, il rapporto tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune. Questa, capite, è una visione molto più ricca poi della psicologia del senso comune rispetto a quella che tradizionalmente si poteva avere. Non è semplicemente uno dice c'è la libertà e c'è la neuroscienza cognitiva che mette in discussione la libertà. Qui
esiste una nozione complessa, composita, che viene costruita progressivamente nel tempo. Ecco, questo era un po' lo spunto. Sì, mi sembra che anche nella risposta insomma, che avete dato adesso emerge un po' un aspetto riguardo questa mediazione tra senso comune e scienza, cioè come poi questa mediazione cambi anche un po' a seconda delle scienze, nel senso che per esempio nel caso forse delle scienze della fisica si dà sicuramente un problema di comprensione tra diciamo quella che può essere la percezione comune e la scienza, mentre magari per scienze rispetto alla psicologia come dire, mi sembra che cambiano un po' gli elementi in gioco. Per esempio mi posso trovare di fronte a delle spiegazioni psicologiche che non mi piacciono e che quindi rifiuto, mentre forse questo è più difficile che avvenga nel caso di una spiegazione fisica. Quindi riguardo questo rapporto tra scienza e senso comune, forse, non lo so, mi sembra che abbia delle declinazioni diverse a seconda degli ambiti. Comincio sempre io? Sì, sì. In parte può essere vero, dal mio punto di vista però la domanda fondamentale è sempre la stessa. Anzi, per chiarire anche un po' quello che ho detto prima, c'è un senso in cui il senso comune e la conoscenza sofisticata, chiamiamola così, della scienza rimangono uno là e non comunicano, sono diversi, per cui io mi tengo la mia percezione tridimensionale e la mia idea di sedia quando sto fuori dall'università, poi quando mi ci metto a pensare ci sono queste altre possibilità e passo a un altro tipo di discorso. Secondo me questa coesistenza è stata già sostenuta ed è un dato di fatto, però non è più interessante, non è l'unica cosa interessante da dire. L'altro elemento che cercavo di, uno dei lavori che vorrei fare con questo naturalismo moderato è quello invece di provare più ambiziosamente a dire se devo scegliere fra questa descrizione e quella, quale scelgo? Okay? Allora qui si tratta di prendere il senso comune per come è, anche qui ovviamente potrebbe essere un lavoro di idealizzazione oppure un fatto statistico, potrei chiedere a 1000 persone se 999 mi dicono che percepiscono il futuro come diverso dal passato, allora prendo questo come dato e poi lo confronto con la fisica. Anche in fisica ho un dato di fatto oggettivo, la vulgata è che la relatività generale mi dice che il futuro e il passato sono assolutamente sullo stesso piano ontologico, perché io non li ho ancora esperiti, ma gli eventi futuri sono già in un blocco, già tra virgolette chiaramente, in un blocco quadridimensionale, per cui l'evento X nel 2100 è ontologicamente identico all'evento X nel 1000, ok? Allora quello che io mi chiedo è, idealizzando in questo modo, cioè prendendo una conoscenza scientifica come assodata e una conoscenza di senso comune come assodata, io ne devo scegliere una, perché sono realista e penso che ci sia un fatto relativo al futuro, al passato, al presente nel mondo e voglio capire qual è. Allora, il naturalista moderato mi dirà non devo sentire solo quella campana là, ma devo vedere che cosa dice il senso comune, definire dei criteri e metterli insieme. Più complicato, ma è la cosa migliore da fare. Secondo me, alla fine di questo discorso, per ogni tema, può essere il libero arbitrio, può essere il determinismo e indeterminismo, l'esistenza di eventi futuri, la realtà degli oggetti, c'è una sola risposta vera. Okay? Quindi il tentativo è di mettere insieme senso comune e conoscenza scientifica e dire tutto sommato se metto insieme la mia migliore ipotesi di senso comune, la mia migliore ipotesi scientifica con questi criteri, la mia migliore ipotesi, chiamiamola filosofica per intendere tentativo di rendere coerenti queste due parti sulle sedie è e poi darò una descrizione. E questo non vuol dire che poi devo cambiare il senso comune o la scienza, ma che fra le due la mediazione migliore è quella. Qualche volta si può, quasi sempre avrà ragione la scienza, qualche volta si può dire guarda, su questo particolare tema, come per esempio penso che sia il libero arbitrio, la scienza non ha niente da dire, se non cose indirette, tipo appunto che noi possiamo concepire solo teorie deterministiche o deterministiche, nessuna delle due opzioni mi dà una nozione ragionevole di libero arbitrio e quindi la scienza apparentemente mi dice che non siamo niente. Secondo me questa cosa non segue, allora in quel caso si potrebbe dire che lì non c'è un conflitto come sulla natura della geometria o dello spazio-tempo, ma c'è un dominio in cui la scienza non può dire qualcosa,
come nel caso delle Equalia, no? La mia percezione di bianco adesso non sarà mai, questa è la mia opinione chiaramente, traducibile in termini fisici, perché tentare una traduzione vorrebbe dire non aver capito di che oggetto sto parlando. Comunque, adesso sto divagando, per rispondere credo che se questo è il criterio si applica un po' in tutte le scienze, almeno a me piacerebbe vederlo come un criterio di ambizioso, di provare a trovare la descrizione giusta dando retta a più voci e non semplicemente di dire ok, ogni voce ha il suo dominio, che è una cosa che ovviamente accetto, però forse si potrebbe provare a fare qualcosa in più e credo che lo si possa fare nello stesso modo più o meno in fisica e in biologia, in psicologia. Questo è il mio, è più un desiderato che altro, non so se si può fare veramente. Sì, no, su questo volevo aggiungere sicuramente c'è un po' di asimmetria, nel senso che da una parte molto spesso c'è questa, il paradigma è il rapporto tra fisica ingenua e fisica scientifica, per cui molto spesso l'idea dell'eliminativista è il rapporto tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune è paragonabile alla fisica, il rapporto tra la fisica ingenua e la fisica scientifica, cioè qualcosa che si è evoluto alla fisica ingenua, è qualcosa che è molto utile per gli oggetti di medie dimensioni, per cavarsene, insomma, da un punto di vista evoluzionistico, però dal punto di vista dell'attuale fisica scientifica, da Newton in poi, è comunque qualcosa che non ci facciamo niente. Questo è paradigmatico. Il problema, naturalmente, è che questo, supponendo che possa valere, e non è così pacifico, insomma, questo tipo di ricostruzione, però sicuramente è molto più problematico nel rapporto tra psicologia del senso comune e psicologia scientifica. Perché? Perché noi passiamo da un mondo che era quello della fine del XIX secolo, in cui fondamentalmente il paradigma era di tipo coscienzialistico, e se noi prendiamo in considerazione anche soltanto la psicanalisi freudiana, che apre all'idea dell'inconscio, in realtà però l'idea dell'inconscio è totalmente subordinata a quella di coscienza, no? Al punto che, come io sostengo nel capitolo con Di Francesco, appunto l'idea è che è molto modesta l'emancipazione del concetto di inconscio freudiano dal concetto di coscienza. È una sorta di estensione, se volete, della psicologia della coscienza, la psicanalisi freudiana, da questo punto di vista. Il problema che poniamo nel capitolo è in che modo la psicologia cognitivista, o la scienza cognitiva, se vogliamo chiamarla così, si è andata oltre e può parlare di un inconscio che a tutti gli effetti si emancipa dalla nozione di coscienza. No? Cioè, se noi critichiamo appunto la nozione di inconscio freudiano, perché diciamo che la nozione di inconscio di Freud è non sufficientemente emancipata da quella di coscienza. E però fino a che punto l'inconscio cognitivo, secondo per esempio un filosofo americano che è appunto John Searle, Searle sostiene non lo possiamo proprio fare, perché in realtà per esempio quando Noam Chomsky parla dell'inconscio, appunto l'inconscio cognitivo, che è poi quello della linguistica generativista, quell'inconscio lì non è un inconscio che può essere definito in termini mentali, mentalistici. È qualche cosa che in realtà può essere definito soltanto in termini neurofisiologici, perché in realtà noi se abbandoniamo la coscienza non abbiamo più la possibilità proprio di avere delle intuizioni che ci permettono di parlare di un inconscio nel senso di un'entità che in qualche misura è mentale, ok? Allora, naturalmente, vedete, qui è più complicato. È più complicato perché i vincoli sembrano essere molto forti. E da questo punto di vista, ecco, per esempio, Fodor sostiene che questo vale anche per l'intenzionalità, gli stati mentali intenzionali, che sono qualcosa che il filosofo tira fuori però da questa folk psychology, questa psicologia del senso comune. E quindi io penso che in ogni caso storicamente è anche più problematico il discorso del rapporto tra psicologia
nel caso delle scienze psicologiche e nel caso delle scienze fisiche. Volevo ricollegarmi a questo punto, perché io non sono ovviamente un esperto, però nello spettro, diciamo, da Fodor a Churchland, insomma, mi sento molto più vicino al primo, cioè la mia questione, la domanda che mi pongo, ma rispetto alla psicologia eliminativista, è perché chiamarla psicologia, cioè nel momento in cui è ridotta a neurologia non ci si interessa più dei quali, si dà per scontato che ci si vuole emancipare dall'analisi della coscienza, o comunque che non ci si rifà a un concetto di coscienza. È una disciplina nobilissima, utilissima probabilmente in sede scientifica, non è più, a mio modo di vedere, non è più psicologia, è neurologia. È una posizione troppo tranciante, insomma. No, chiarissimo. Semplicemente verrebbe respinta dai Churchland, che i Churchland sostengono che la loro non è neuroscienza. Cioè in realtà il livello di descrizione per loro è un livello di descrizione del mentale, ed è un livello di descrizione funzionalista, cioè funzionalista computazionale. Quindi non è il livello della neuroscienza. Loro ritengono che possono in qualche modo costruire una psicologia scientifica che si emancipa dalla psicologia del senso comune e coevolve con la neuroscienza. Ma questa psicologia fa riferimento alle reti neurali, alla psicologia neoconnessionista, eccetera, eccetera, è una psicologia. Quindi loro direbbero, è illegittimo sostenere che noi non possiamo costruire una psicologia, quindi stare a livello di descrizione del, che è il livello di descrizione mentale inteso nel senso di una teoria funzionale e computazionale. Semplicemente noi dobbiamo rifiutare l'ipotesi del linguaggio del pensiero contro Fodor. Cioè il loro obiettivo polemico reale è Fodor. Cioè, quello è il punto. Okay? Però se tu mi fai una direzione di questo tipo, sicuramente la risposta è ma noi mica stiamo parlando della neuroscienza. Noi stiamo dicendo come bisogna costruire una psicologia che coevolva con la neuroscienza per arrivare al punto in cui un giorno questa psicologia sarà ridotta, non eliminata, perché si è emancipata. L'eliminazione della psicologia del senso comune, ma l'idea, il modello di scienza per loro è che è la riducibilità, cioè bisogna arrivare a un punto in cui la psicologia scientifica è riducibile alla neuroscienza, ma adesso non lo è. Questo è un po' il loro schema. Aggiungere una cosa io, dopo aver osservato che però forse l'università è spesso il luogo in cui, diciamo, la nozione di senso comune ti sedia, soprattutto in cattedra, è più appropriato da mantenere, cioè che forse proprio da un punto di vista adattativo, perché sono... però diciamo, a parte questa osservazione, c'è una domanda più di tipo, diciamo, metafilosofico. Perché soprattutto le ultime questioni sull'eliminativismo che a me la suggeriva, cioè che in realtà, pur non avendo, come dire, simpatia per quel tipo di posizioni, mi sembra che tuttavia incarnino in qualche modo una, diciamo, tradizione antica e anche, diciamo, nobile del lavoro filosofico, che è l'idea che appunto il lavoro filosofico, che in questo caso appunto è intrecciato con la scienza, ha una sorta di effettua una sorta di operazione terapeutica, cioè che in qualche misura è una terapia rispetto appunto alle nostre illusioni che coltiviamo appunto nel senso comune, e che in qualche misura c'è appunto un valore appunto terapeutico di riforma, ma non semplicemente di riforma nel senso che è qualcosa che fa evolvere le nostre credenze, le nostre conoscenze e basta, ma è qualcosa che migliora il nostro rapporto con il mondo.
Secondo voi questo tipo di interpretazione ha un qualche modo, nel senso che c'è anche questo nelle filosofie di tipo eliminativista o in forme, ad esempio, di naturalismo non moderato, ma anzi radicale, cioè l'idea che non è qualcosa solo che fa progredire la nostra conoscenza, ma qualcosa che ha un valore terapeutico che sia come singoli che come, diciamo, in generale, come specie. Secondo me c'è sicuramente, come c'era nei primi vent'anni del Novecento, i neopositivisti questo volevano fare, cioè prendere la conoscenza, quella vera, utilizzare gli strumenti concettuali, quelli giusti, cioè la logica e basta, sistematizzare la prima e abbiamo fatto filosofia. Sta tornando, almeno per quanto riguarda le scienze fisiche, di moda questo atteggiamento. Effettivamente i naturalisti radicali, più radicali, sono quelli che hanno un po' questo atteggiamento. Ormai la letteratura di riferimento è quella scientifica, la conosca matematica, realtà fisica, e poi scrivono libri che vendono ai filosofi, guardandoli dall'alto verso il basso. Io non avrei niente, in principio, niente contro questo progetto, se effettivamente si fosse rivelato terapeutico nella storia del pensiero. Non è stato così e non mi pare che lo possa essere adesso, quando effettivamente, se qualche cosa abbiamo imparato dal dibattito sul riduzionismo, è che anche i fisicalisti, i fan più estremi della fisica, i realisti più accaniti, non possono pensare che c'è una sola descrizione di tutto e in linea di principio, se non adesso, arriverà fra poco dalla fisica. Neanche più i fisici ritengono che questa cosa sia, quasi nessuno ritengono che questa cosa sia plausibile. Quindi è strano, ed è secondo me una cosa da combattere, che alcuni filosofi lo pensino, perché è un progetto sbagliato innanzitutto dal punto di vista scientifico. E che poi, insomma, quelli in buona fede abbiano questo progetto penso che sia innegabile, perché effettivamente cosa ci sarebbe di meglio che dire: prendi tutte le cose più disparate, il giudizio estetico, il libero arbitrio, la sedia, l'elettrone, i qualia, la seduta psicanalitica, in qualche modo con lavori di vario tipo puoi ritradurre tutto nei termini di quella teoria che ti darà pochi, no? Sarebbe bello, però è, diciamo, l'intento terapeutico può essere lodevole se è in buona fede, però il progetto deve essere valutato anche rispetto e soprattutto rispetto alla fattibilità. Quindi penso che la risposta è sì, con questo grande però. Sì, no, ecco, questo è l'altro aspetto, cioè appunto, dopo averla caratterizzata positivamente come fonte di vincoli sulla possibilità in qualche modo di un vincolo sulla possibilità della revisione, no? del riformismo ontologico, quindi la metafisica revisionista è possibile, però non può essere guidata esclusivamente dalla scienza, un po' questo era quello che ho detto fino adesso. Però dall'altra c'è l'idea che è possibile la revisione, è possibile naturalmente la dimensione critica, e questo è fondamentale soprattutto in tutta una tradizione che in qualche modo io ho appena nominato, cioè la tradizione appunto dell'idea che in qualche modo la psicologia scientifica possa costituire uno strumento di demistificazione, cioè di critica della soggettività autocosciente, come Freud faceva parte da questo punto di vista di una tradizione, no? Questo, per esempio, se voi leggete il libro molto bello di Ellenberger, La scoperta dell'inconscio, che è la più grande forma di storia della scoperta dell'inconscio, e è molto chiaro questo, emerge molto chiaramente che Freud appartiene a questa tradizione e costruiva la nozione di inconscio con questa idea di pensiero critico. Allora, io sono stato molto interessato sempre alla psicologia scientifica, soprattutto sotto questo aspetto, cioè in qualche modo era possibile pensare che la psicologia scientifica costituisca una radicalizzazione del pensiero freudiano, nel senso che ci offra una sorta di organo per la critica della soggettività autocosciente più sofisticata rispetto all'inconscio dinamico della psicanalisi freudiana, no? E quindi, diciamo, c'è questo gioco, nel senso che io penso che tutta questa revisione poi sia possibile con questi vincoli che dicevamo, è un rapporto dialettico che c'è. Però poi in ultima analisi l'idea è sempre quella che il punto di vista, la prospettiva scientifica su questa cosa, appunto, che è la psiche,
mi permette in qualche modo di avviare un itinerario di tipo terapeutico, come diceva Simone. Cioè, se volete, il modello della seduta terapeutica, diciamo una seduta terapeutica modello, forse non quella realistica della psicoterapeutica, ma diciamo una ideale seduta terapeutica in cui la persona fa come nelle confessioni di Sant'Agostino, lotta contro l'autoinganno, no? Cerca di uscire da questa dimensione di autoinganno per cercare una verità che comunque la tradizione demistificante assume che ci sia, e quella verità lo può stabilire soltanto appunto un assetto scientifico di riflessione sulla psiche. Ecco, quindi diciamo questo secondo me deve trovare posto all'interno di quel discorso metafilosofico che abbiamo fatto, no? Cioè, di una non possibile emancipazione totale, però è anche vero che per questo discorso della scienza ci permette in qualche modo di costruire degli strumenti critici contro queste dimensioni di autoillusione, no? Di autoinganno, che sono il problema fondamentale. Insomma. Ma questa risposta sì, alla fine c'è una valenza psicoterapica, una valenza della valenza, un esercizio del pensiero critico sul senso comune. Ma invece rispetto a questo primo punto, cioè quindi la scienza come una lotta rispetto all'autoinganno, poi questo non rischia di però entrare in contraddizione con quanto dicevamo prima, cioè poi come si fa a porre margine rispetto a questa azione di demistificazione? Nel senso, rispetto alla questione di partenza di armonizzare comunque il senso comune con le posizioni della scienza. Sì, cioè da una parte, se vuoi, qui noi abbiamo una visione baconiana, no? Cioè l'aspetto critico è un po' il modo in cui Bacone immaginava che bisognava in qualche, che la scienza poteva farci uscire da questa dimensione di autoinganno. Quello è totalmente paradigmatico, cioè il problema è che la coscienza introspettiva ci inganna, e quindi noi dobbiamo costantemente forgiare degli strumenti critici che ci permettono di lottare, di opporci, di uscire, di dissipare da questo autoinganno. Dall'altra parte però esiste questa idea che anche la scienza deve avere un atteggiamento critico verso se stessa, visto che la scienza nasce lì e non può emanciparsi completamente, perché secondo me appunto ci sono dei limiti anche appunto di definizione dei concetti, per cui spingere in qualche modo troppo questo. Per questo vi parlavo del rapporto dialettico, no? All'interno di questo rapporto dialettico bisogna evitare di rimanere troppo invischiati all'interno di questa dimensione autoingannevole che viene dalla psicologia del senso comune. Però parallelamente deve esserci questo rapporto, ecco, penso che sia un po' questo. Sì, sì, mi rendo conto che in realtà poi prendiamo la stessa domanda da punti di vista un po' diversi, ovviamente, anche perché quello che studiamo è diverso come oggetto di studio. In realtà non c'è, credo, conflitto tra quello che abbiamo detto. E forse la differenza è che, cose su cui forse non sono stato molto chiaro prima, per me, dal mio punto di vista, quello di cui parlavo prima non è non tanto la contrapposizione tra la fisica ingenua e la fisica sofisticata, perché su quello penso che appunto il discorso sia quello che è stato appena fatto. Lì effettivamente c'è da fare una conversione. Noi, magari voi perché siamo biologicamente propensi a avere quella fisica come fisica che ci permette di interagire col mondo, no? Uno degli esempi che si fa è: siamo tutti convinti, oppure quelli che non hanno studiato fisica sono convinti che quando spariamo un proiettile la velocità aumenta, e questa cosa può essere spiegata perché forse ti spinge a scappare più velocemente, no? Perché sta venendo sempre più veloce verso di te. E invece chiaramente la fisica, anche quella newtoniana, dice che non è vero, perché appena parte il proiettile comincia a rallentare. Su quello c'è un dato di fatto oggettivo, che ha ragione la scienza. Quello di cui parlavo io non è tanto la contrapposizione tra una versione, diciamo, naive e una versione sofisticata della stessa cosa, e su quello anche Massimo ha detto tutte cose corrette, ma di qualche cosa che secondo me fa ancora parte del senso comune, ma è filosoficamente rilevante e non è ovviamente in errore come la fisica ingenua. Per quello facevo gli esempi, no? C'è un oggetto, qual è lo stato ontologico del futuro e altre cose del genere.
non fanno parte di una fisica ingenua, però fanno parte di, una, di un senso comune magari allargato, no? Cioè di una serie di credenze che sono quelle che bene o male condividiamo tutti perché ci guidano quotidianamente. Allora, forse non tanto quella sugli oggetti, per quanto poi a livello quotidiano il fatto che possiamo dare per scontato che abbiano, che ne so, identità nel tempo, per cui se io vado un attimo di là la ritrovo, hanno la stessa funzione di sopravvivenza. Altre questioni sono meno legate alla quotidianità, però filosoficamente sono proprio importanti, secondo me. L'esempio che ho fatto prima, no? Se è vero che dalla relatività discende che futuro e passato sono uguali, è evidentemente una cosa importante anche per la filosofia morale, no? Perché viene fuori appunto il famoso discorso che non c'è veramente libero arbitrio, è tutta un'illusione. Ecco, secondo me sono pronto ad accettare che i proiettili cominciano a rallentare dopo che l'ho sparato, perché me l'ha detto fisico amico mio, e prima di invece accettare che non abbiamo libero arbitrio magari ci farei un po' più di lavoro. Per quello dico che non si può avere lo stesso atteggiamento di deferenza verso la scienza su tutte le questioni, no? Per cui dicevo attenzione, perché è ovviamente terapeutico, però poi forse lì la tua domanda nasce, no? Se lo spingi agli estremi può essere controproducente, perché ti toglie, non necessariamente, perché potremmo anche a un certo punto convincerci che volevamo tanto il libero arbitrio ma non c'è, accettarlo, però insomma magari vediamo un po' quali sono le opzioni prima. Se abbiamo ancora tempo volevo lanciarmi un'ultima questione, perché appunto finora diciamo, abbiamo parlato della scienza veramente come un'impresa conoscitiva, ma poi in realtà sappiamo che oggi la scienza contemporanea è in realtà intrecciata in un modo indissolubile nella maggior parte dei casi con ricadute di tipo tecnologico, applicativo, anche diciamo laddove parliamo di scienza pura, diciamo, nella filiera della conoscenza scientifica poi c'è sempre questa dimensione. E forse diciamo, invito magari a fare un altro libro, diciamo così ci lasciamo su questo, potrebbe essere un tema interessante, ovviamente quello della misura in cui appunto la scienza come impresa non solo conoscitiva ma anche di applicazione di tecnologica trasforma il senso comune, ma non trasforma il senso comune nel senso solo come visione del mondo, ma trasforma attivamente. Pensiamo ad esempio appunto al modo in cui il nostro senso comune è cambiato dal momento in cui noi abbiamo internet, abbiamo la rete, oppure il ruolo che hanno, non so, i psicofarmaci, tutta la farmacologia e la possibilità di uso di questi temi, appunto di questo senso di neuroetica, nel modo in cui possono ricadere, cioè, insomma c'è una dimensione di interazione fra scienza intesa in questo senso più ampio con il senso comune, che poi va, come dire, ad attaccarlo, diciamo così, in un modo molto più diretto di come invece in un modo invece più classico della scienza filosofica ce lo fa pensare. Sì, no. Questo è uno dei temi, per esempio, del capitolo che ha scritto Carlo Cellucci. Cellucci dice che c'è anche questa idea che anche il senso comune è nell'illusione, quindi noi non dobbiamo pensare che sia una sorta di blocco monolitico che avevano che si è evoluto nel Pleistocene i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, che poi si è fermato lì, insomma. Cioè, il senso comune è questa, come mi sembra che quello che stia emergendo proprio anche dalla conversazione che stiamo avendo adesso, è che appunto una cosa composita, qualcosa che ha molte dimensioni, molte facce, e in più evolve nel tempo ed evolve anche in rapporto alla scienza, insomma. Possiamo pensare, per esempio, tu hai citato appunto la tecnologia del web, però immaginate anche per esempio il modo in cui nell'autocoscienza dell'uomo occidentale appunto la stessa psicanalisi è entrata a far parte di questo senso comune, per cui mentre immaginiamo nell'Inghilterra vittoriana si poteva pensare che noi fossimo totalmente trasparenti a noi stessi, oggi più o meno penso che siamo un po' tutti convinti che c'è comunque questo inconscio per cui siamo un po' sballottati qua e là, no?
ed è qualche cosa che naturalmente, se non ci fosse stata la psicanalisi che ha interagito proprio a questo livello, cioè soprattutto la psicanalisi è importante studiarla perché ha interagito soprattutto su questo livello piuttosto che con la scienza, più che come nella sua dimensione scientifica, no? Cioè attraverso l'arte, attraverso tutte le varie forme. Dato culturale. Come dato culturale, sì. Beh, c'è un libro famoso di Moscovici su appunto come la psicanalisi, degli anni 60, come la psicanalisi è entrata dentro questa immagine collettiva dell'uomo città. Ecco, in quel caso c'è una trasformazione nelle strutture stesse a vari livelli, perché poi abbiamo detto che appunto questo senso comune è anche qualcosa di stratificato, per cui esistono delle cose molto, molto basiche, molto fondamentali, come quelle a cui faceva riferimento Matteo, oppure cose che sono stratificazioni successive e che hanno una collocazione differente, come può essere, ecco, immaginate questa idea della trasparenza o non trasparenza a se stessa, no? Per cui questo. Ma sì, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, diciamo che effettivamente è un punto interessante, no? L'uomo è ovviamente un animale in primis tecnologico, tecnico, per cui da sempre, no? Si distingue perché crea artefatti, crea tecniche, ed effettivamente queste tecniche entrano a far parte del suo modo di essere quotidiano, quindi del senso comune. Lì effettivamente il conflitto mi sembra più, anzi, forse non c'è. Interessante invece quello che dice Massimo è che anche invece le teorie scientifiche entrano a far parte del senso comune, e anche qui è una cosa che anche in fisica per esempio si sostiene che succede, ovviamente molto lentamente, quindi sarebbe interessante forse vedere anche dal punto di vista storico in che modo succedono questi cambiamenti nel senso comune, no? Perché chiaramente il famoso esempio, no? Tolomeo, Copernico, aveva ragione Kuhn a dire che si vive in un mondo diverso, questo è interessante. Nello sfondo secondo me c'è sempre una questione che abbiamo sempre, insomma, abbiamo dato per scontato ai fini della discussione, no? Ma che la scienza vada interpretata in senso realistico, no? Perché chiaramente se io dico ci sono due descrizioni del mondo, voglio sapere qual è quella vera, presuppongo che entrambe aspirino ad essere vere, no? Tendenzialmente sulla scienza si dà, almeno in questi ambiti per scontato, un atteggiamento realistico, per cui accumuliamo sempre più conoscenze, ci avviciniamo alla verità, però questa, sto dicendo una banalità filosofica, però bisogna sempre ribadirla, in realtà è una cosa che filosoficamente è assolutamente dubbia, perché ci sono controargomenti antirealisti di tutti i tipi, anche semplicemente solo l'evidenza della discontinuità storica ci porta a chiedersi, sì, ma quale scienza si avvicina alla verità? Perché parliamo poi di rivoluzioni scientifiche, no? Cambia i concetti radicalmente, quindi quale di questi concetti? Allora, per esempio, Tolomeo e Copernico, no? Adesso sappiamo che la Terra non è al centro dell'universo, lo sappiamo veramente? Magari non è così, magari ci sarà una gravità quantistica in cui in realtà ci serve rimettere il sistema solare al centro e la Terra al centro per una serie di questioni, no? Quindi secondo me anche questo va tenuto a mente, perché nel momento stesso in cui alcune delle scientifiche alla fine entrano a far parte del senso comune, magari paradossalmente l'antirealista ha più buon gioco a dire no, io non ci credevo, vedi che invece adesso abbiamo scoperto che quella teoria è falsa. Quindi diciamo è più facile capire quali teorie sono false che non quali sono vere, anzi sapere quali sono vere è impossibile, e quindi anche questo è una cosa che dovremmo tenere a mente. Ovviamente non incide poi sulla dinamica storica che si dà di fatto, per cui alcune cose entrano nel senso comune. Però di nuovo qui è la filosofia che deve prendere coscienza di alcuni problemi, e quindi anche il modo in cui si selezionano i concetti e le ipotesi da cercare di mettere insieme in un tutto coerente deve, secondo me, andare doppiamente piano e coi guanti, no? Perché poi magari la scienza è solo uno strumento utile, no? Appunto, ti permette soprattutto di costruire sedie, telefoni, internet, ma la verità magari è sempre diversa da come la pensiamo, no? Per cui a questo punto il filosofo dovrebbe chiedersi, sì, ma allora perché devo prendere quello come modello per rivedere il senso comune? Insomma, si apre una serie di quesiti importanti. Sì, sì, sono
possiamo forse chiudere qui, perché diciamo appunto il tempo poi in realtà ha ancora una varianza, nel senso non è reale, diciamo passato e presente e futuro ancora, tra poco ci caccia, quindi grazie moltissimo, grazie a voi che siete venuti.